non è così semplice, non influirà certo in questo parziale, ma nel prossimo chissà se Nicola è in grado di giocare. Ha una mano salva Parodi sulla conclusione di Vissotto, deviata dal muro, però poi Sottile non può rigiocare il pallone. 20-12 con il terzo punto di Vissotto. Apre le braccia desolato Giuliani, il quale non è preoccupato per le sorti di questo set, ma è preoccupatissimo perché non sa se nel prossimo parziale Verona tornerà in campo con un atteggiamento totalmente diverso. Pop dopo l'errore in ricezione di Latelli, l'errore poi di Lasco, per lui è il... c'è proprio Lasco al servizio. Bonci, Pop e Maric in prima linea per Verona. Maric è entrato al posto di Parodi, in difficoltà Winierski, il bagger di Vissotto, mamma mia, quasi un'alzata perfetta per Kaczynski, poi arriva Zigadlo, palla rovesciata per Vissotto. Che bravo Vissotto! Bravi, bravi tutti, perché la situazione si era complicata fin dall'inizio con la ricezione distante, poi un ottimo bagger di Vissotto e alla fine bravo Zigadlo che imbocca perfettamente Vissotto, ma situazione per ora comunque praticamente difficilmente commentabile perché Verona sta letteralmente aspettando di spostarsi di campo e di cominciare il prossimo parziale. Riceve Parodi, poi Dene entrato al posto di Sottile, vincente da posto 2 l'attacco di Pop. È il primo punto per il giocatore tedesco, dotato di ottima ricezione, 52,3% fino a questo momento in campionato. 22-14 la situazione. Kaczynski, palla piazzata, c'è Dene, deve palleggiare Latelli per il contrattacco di Parodi. Winierski ha una mano, la palla passa ma al di fuori dell'asticella. 15° punto per Verona. Di nuovo Pop al servizio. Riceve Bari, Zigadlo, Vissotto anche da posto 4. Qui ha tirato forte nei 6 metri Andrea. Molto, molto, anche perché il muro praticamente non c'era, era arrivato molto in ritardo Maric e Vissotto non si è fatto pregare, ha schizzato fortissimo il corto. Intanto uno pari tra Pineto e Cuneo, 2-0 per Perugia Montichiari. Dene, Parodi, vincente. Qualche piccolo cenno di risveglio, almeno in Simone Parodi in attacco, stanno ricominciando a giocare. Sedici non è teoricamente pericoloso, lui non ci pensa un attimo, fa uscire Kaczynski e fa entrare Dole della Lunga perché garantisce, almeno teoricamente, una ricezione più precisa del suo compagno. Bonti mette d'accordo tutti, sbagliando per la seconda volta dai 9 metri, 24-16, Leonardi al servizio, prima palla 7 per Trento. Riceve Parodi, Dene, seconda linea, Pop, ci mette il bagger Zigadlo, va a recuperare il pallone Winierski, poi il palleggio profondo di Della Lunga, Latelli, Dene, primo tempo per Semenzato, vincente senza dubbio con 6 punti. Semenzato è il migliore della sua squadra, ha fatto più punti lui Andrea di tutti gli altri messi assieme. Sì, è stato anche in questo caso imbeccato piuttosto bene da Frank Dene che è entrato qualche azione fa e ha dato un pochettino più di tranquillità alla sua squadra. Adesso siamo al primo set ball per Trento. Vissotto senza rincorsa lo mette giù, 25-17, l'Itas porta a casa il primo set con relativa tranquillità. 6 punti per Winierski, 75% in attacco, 6 punti per Vissotto. 6 errori punto di 30.